vedendo, Renato. Tu mi devi salvare, Renato. Hai capito? Tu mi devi salvare. Renato. Mettiti in ginocchio, va. Non sei all'altezza di parlare con me. Scherzi. Mettiti in ginocchio, Vince. Scherzi, Renato. Come hai potuto, eh? Ma cosa? Come cazzo hai potuto, Enzo? Cosa? Non piangere, fai l'uomo, Enzo, per una volta nella tua vita fai l'uomo. Dimmi come cazzo hai fatto a rubare in casa mia, eh? A pestare i miei genitori, dai. Renato, ma sono Enzo. Fai l'uomo, cazzo. Renato, sono Enzo. Mettiti in ginocchio. Mettiti in ginocchio, non sei all'altezza. Io non faccio questa cosa, capito? Cosa ti ha colpito di più di questo personaggio? Ma che è un debole. Io sono abituato un pochino a fare, no, anche a teatro, fonti leader. Invece questo è il contro leader, è uno iago, sgarruppato, un poveraccio. Quindi questo era molto interessante. Ecco fatto... come ti sei preparato. Esattamente, hai pensato un iago. Po' iago. Ah, no, soprattutto a non essere bravo. Tu lo sai. Come tu non lo essere sei. Bravo? Che vuol dire? Piano piano ho sviluppato questa, questo tedio verso i bravi attori, quelli che sanno recitare, che sono bravi. Non mi piace, bisogna essere qualcos'altro. Ma tu lo sai, sei considerato. Tu dici bravi attori tecnici? Che quindi... Tecnici, no, ma anche politicamente corretti. Ah, ok. Bravi, okay, cioè, sì, non sì, so, puliti. Bravi. Puliti, sì, cioè che fanno i cattivi, ma che sono bravi cattivi. Sono cattivi bravi, no. E quanto vi ha lasciati liberi Michele Placido? Essendo anche... lui appunto un attore, no? Quindi è il primo attore regista che mi dirige. E poi è uno detrippa Placido, cioè uno già tipo a un certo punto mi dà questa indicazione, guarda, a un certo punto tu fai tipo una smorfia, dico Ma in che senso? Come se già una cosa fra i denti. Io penso, ma questo è matto, cioè, però in realtà ci ti dà quelle indicazioni. Fatto, perfetto, cioè cambia il personaggio da così a così. Bene, grazie. Bello. Sono molto contenta, benissimo.